Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Smalling. Ha lavorato sodo per diventare il punto di riferimento in difesa della sua squadra e della nazionale. È un difensore veloce nonostante la stazza, fondamentale per contenere gli inserimenti degli avversari. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. La gioca sulla destra. Vero tu. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Allarga il gioco. Florenzi la mette al centro. Tenta di allontanare il pallone. Bella apertura. Kolarov. Berre riesce a rubargli il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Palla a Lazovic. Se ne va. Riceve in ottima posizione. Palla in avanti verso il compagno. La Roma è veramente forte fuori casa. Finora non ha subito nemmeno una... Può concludere! E c'è il gol della Roma! Prima rete per la Roma! Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Zaniolo con questo gol ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Miguel Veloso. È davvero una bella serie di passaggi questa. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Va di te, un salvataggio molto efficace. E c'è la rete. Il Verona ha pareggiato. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Pazzini. È bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il Verona vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Lazovic. Fazio, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. La Roma si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Bell'intervento del portiere. Ottimo disimpegno, la spazza via. Diawara. Allarga il gioco a destra. Berre. Miguel Veloso. Decidono di giocarla all'indietro. Faraoni. Sicuri in fase di palleggio. Berre. Miguel Veloso. Pazzini. Veretù. Di forza. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Riceve il passaggio, prova il cross, decide di non rischiare,
Zaniolo. Kolarov. Oh, Miguel Veloso commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Allontana la minaccia. Zaniolo, autore di una rete in questa partita. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Zaniolo. Veretù è l'autore del fallo. Pericolo sventato almeno per ora. Sulla fascia, è libero. Cross. Allontana il pericolo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. E va a colpire di testa. Un signor gol. Un bel calcio d'angolo, un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un toccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Completa la rimonta con personalità. E adesso la partita cambia faccia. Breve pausa e si riprenderà con il secondo tempo. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle, c'è ancora molto da vedere. 2-1 il punteggio, è stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Il secondo tempo è cominciato. Smalling. La Roma reduce da una prestazione deludente che i tifosi e la stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. In effetti però non condivido alcune delle decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima gara, soprattutto per quanto riguarda l'assetto tattico. Diavara. Veretout. Riceve la palla. Si libera la grande. Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Henderson. Henderson. Miguel Veloso. Günther. Mostrano un buon controllo del gioco. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Hanno ottenuto un fallo laterale. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Spazza il più lontano possibile. Henderson. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Zaniolo. A sinistra con il passaggio. Ecco Perotti. Grande prova di forza. E passa.
sulla sinistra, dà un'occhiata verso l'area. Cross di Perotti. Sbroglia la situazione. Henderson. Pazzini. Cerca di lanciare il compagno. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Zaniolo. E conquista la palla. La gioca sull'altra fascia. Florenzi. Palla oltre la linea, gioco fermo. Spinazzola. Se ne va. La Roma ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Lazzaro, bella parata! Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Veretout. In avanti, vuol far salire i compagni. Scatta verso il pallone. Faraoni con l'intercetto. Pallone lungo in verticale. La gioca a sinistra. Perotti. A questo punto del match. Un passaggio deleterio. Berre. Attenzione, grande chance. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Henderson, oggi autore di un assist. Rimessa con le mani. Decide di sfruttare la fascia. Henderson. C'è un tackle duro. Henderson. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La squadra meno quota. C'è più tempo. Non hanno mollato. Mai. Hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria. È giustamente conquistata quando fa così.